Salve a tutti, oggi vi presenterò la mia build endgame per Artorias, un personaggio capace di lanciarsi contro i nemici e, mediante una precisa tempistica di attacchi, scatenare combo devastanti che faranno a pezzi l'HP di qualunque boss. Allo stesso tempo, riesce comunque a offrire molta utilità al team e soprattutto è un mostro di personaggio che semplicemente si rifiuta di morire. Come? Non è Artorias, ma sicuri? Ha l'armatura completa con gli stracci blu, l'elmo creepy, lo spadone. Non è Artorias. Vabbè. Vedremo tutte le abilità, i sigilli, armi e ottimizzazioni generali che utilizzo, in modo che possiate ottenere il massimo dal vostro Siegfried. Detto questo, ciao a tutti, il mio nome è Midboss e benvenuti alla guida della build. Se questo tipo di video vi piace, fatemelo sapere e ditemi quale personaggio volete vedere la prossima volta. Detto questo, iniziamo. Come ho già detto, Siegfried è un personaggio molto semplice che si basa sulla tempistica perfetta dei suoi attacchi per ottenere il massimo output di danni. Vi consiglio di iniziare le vostre combo con il triangolo, che è una sorta di gap closer che vi permette di muovervi rapidamente verso un nemico da una distanza considerevole. Potete continuare a spammarlo quante volte volete, tuttavia ciò non è molto efficiente. Quello che volete fare veramente con Siegfried è utilizzare i suoi attacchi di base. Se li spammate otterrete una combo di base senza nulla di speciale e nemmeno un finisher alla fine. Per ottenere gli attacchi perfetti dovete aspettare un attimo dopo aver completato un attacco e poi premere nuovamente sul pulsante. Una volta che avrete preso il ritmo diventerà molto facile, passate tutto il tempo necessario nell'area di pratica, che tanto è gratis. Alla fine della combo con quadrato premete triangolo per utilizzare la finisher. Cercate di fare attenzione a quando la spada si riposiziona dopo ogni attacco per trovare il momento giusto per triggerare l'attacco perfetto. Sinceramente non saprei come spiegarvelo correttamente, è qualcosa a cui vi ci dovete abituare. Siegfried è semplicemente la definizione di Get Good. Ricordate che per eseguire la finisher a fine combo dovete sbloccare questa abilità. Come dicevo prima, vi consiglio sempre di ingaggiare con l'attacco con triangolo, con il grande affondo, perché intanto le vostre mastery aumentano l'attacco ogni volta che eseguite questi attacchi di affondo, e inoltre non sarete interrotti quando li utilizzerete. Ancora un altro punto molto importante, con questa abilità sbloccata, i vostri attacchi base saranno sempre considerati come perfetti purché siate nel link time. Tenete solo presente che, una volta che finisce, dovete tornare a eseguire gli attacchi perfetti. È molto importante padroneggiare i tempi e diventare esperti perché non solo vi permetterà di eseguire attacchi molto più potenti, ma questi tempi perfetti aumenteranno anche la difesa di Siegfried e il suo limite di danni. Infine, un'altra cosa importante riguardo a completare l'intera combo perfetta è che se azzeccate il tempismo della finisher, temporaneamente aumenterete anche la vostra difesa e otterrete Stout Heart, il che significa che tutti i vostri attacchi, non solo gli affondi, diventano inarrestabili. E ora vediamo un po' le abilità del signor Arthur. Siegfried. Vediamo ora le abilità di Siegfried che utilizzo. Vi avviso già, non ho la minima idea di come si pronunciano la maggior parte di queste abilità, ma facciamo finta di niente. La prima è quella, che è un ottimo gap closer e che porta direttamente alla combo di base. Inoltre vi dà anche Stout Heart durante la sua durata, quindi non dovete preoccuparvi di essere interrotti da attacchi nemici. Poi abbiamo Verdrangen, sì, che è questo grande attacco potente in cui lentamente sollevate la vostra spada e create una massiccia onda d'urto che infligge un bel po' di danni e anche defense down ai nemici. Avere un modo per colpire nemici a distanza, potenzialmente anche più nemici, e, nel caso dei boss più grandi, colpirli anche più volte con questo attacco, abbassando nel contempo la loro difesa del 20%, rende questa abilità abbastanza buona da un punto di vista offensivo. Come vedrete più avanti nel video, riuscirete anche a mantenere tempi di attivazione molto buoni su questo debuff, il che renderà l'abilità ancora più preziosa. Dopodiché utilizzo Manigans. Con questa abilità Siegfried può potenziarsi aumentando il suo attacco e la sua difesa del 30%. È semplicemente un buff molto solido che consente a Siegfried di aumentare il suo danno senza dover fare affidamento ad alcun tipo di buff del party. Salvador invece aggiunge semplicemente immunità a debuff e garantisce drain a Siegfried e all'intero party, il che significa che ora voi e il resto del vostro party non dovete preoccuparvi di essere congelati dal drago di ghiaccio, dover affrontare le trappole di sabbia del drago di terra, non dovete preoccuparvi di niente e potete semplicemente curare i vostri HP infliggendo danni. Queste erano le abilità che utilizzo per Siegfried, ora però passiamo alla parte più interessante, l'equipaggiamento. Iniziamo con le armi. La mia prima raccomandazione è l'Executioner, l'arma con danni punto debole, poiché sarà la migliore opzione accessibile in early game. Da lì volete passare all'arma Ascension e potenziarla completamente. Se la massimizzate completamente, l'Ascalon sarà una migliore opzione rispetto all'arma Executioner. Infine, la migliore opzione a prescindere sarà un'arma Terminus completamente potenziata, e anche se non la porterete al massimo, avere comunque un'arma Terminus sarà migliore rispetto a tutte queste opzioni. Purtroppo non ne ho ancora una perché non ho abbastanza fortuna per dropparla, mannaggia.
Per quanto riguarda i sigilli, ci sono un paio di opzioni interessanti che potrete scegliere per massimizzare i danni di Artorias. Naturalmente, i suoi sigilli personali sono molto importanti. Dragon Slayer's Dominance temporaneamente aumenterà la vostra difesa e farà sì che Siegfried non potrà essere interrotto da alcun attacco per 10 secondi, dopo aver eseguito un'esecuzione perfetta. Mentre Dragon Slayer's Ingenuity accorcerà il tempo di recupero delle abilità di Siegfried ogni volta che si esegue un attacco combo. Ciò vi consentirà di avere un uptime molto buono non solo per i vostri buff, ma anche per il defense down che vi permetterà di infliggere molti più danni. Per il resto dei sigilli mi sono concentrato a massimizzare il danno raggiungendo il livello massimo in damage cap, attacco, stamina, che vi aumenterà il valore di attacco per quanti HP avete, e Tyranny, che invece dà un ottimo boost ai danni privandoci di un 20% di HP fisso indipendentemente dal livello del sigillo, e un po' di crit rate che non guasta mai. Dopodiché ho messo un po' di utility, con Drain per aiutare stamina, Guts e Auto Revive per rendere Siegfried ancora più immortale, siccome non era abbastanza, un po' di cooldown reduction, Improved Dodge per avere delle schivate extra, e infine utilizzo War Elemental, che a mio avviso è uno dei sigilli più forti del gioco, dato che con questo sigillo sarete considerati dell'elemento opposto al vostro nemico in quasi tutti i casi, aumentando notevolmente il vostro output di danno. Tutta la parte utility di questa build è tranquillamente sostituibile con altro danno. Io ad esempio sono alla ricerca di supplementari damage, che ancora non ho, sempre per il discorso di prima che io non droppo le cose che mi servono, e con il quale ogni volta che infliggiamo danni c'è una probabilità, a seconda del livello, di infliggere un attacco extra pari al 25% dei danni originali. La build funziona piuttosto bene e spero che vi possa essere d'aiuto. Come sempre, grazie mille per il supporto, lasciate un mi piace, commentate, iscrivetevi se vi è piaciuto il video e fatemi sapere quale personaggio volete vedere la prossima volta. Ciao ciao!